A Donegal un esempio virtuoso di gestione privata dei campi comunali è nato ufficialmente il padel. Abbiamo vinto la gara d'appalto a marzo del 2022 e abbiamo già realizzato due campi da padel. Siamo contenti in quanto è uno sport di tutti, nel senso che tutti quanti possono giocarci. E abbiamo cercato di utilizzare, soprattutto per quanto riguarda la superficie, un manto della World Padel Tour. Eventualmente potremo ospitare anche tornei a livello nazionale e anche mondiale. Donegala è uno dei primi impianti che ho visitato quando sono stato assessore e subito ho notato l'impegno da parte della società nel tenerlo pulito, ordinato e curato. Quindi non posso che fare complimenti alla società e alla responsabile Barbara Cinus. Io ho preso in mano questa struttura nel 2018 con solo un campo da tennis e poi pian piano abbiamo fatto delle migliorie con un altro campo, quindi al momento abbiamo due campi da tennis con una illuminazione nuova LED e adesso con questi due campi da padel veramente siamo molto molto contenti. Donegala specializzata quindi nel settore della multiracchetta. Va bene così, dice l'amministrazione comunale, che ha un'idea precisa di cosa fare dell'impiantistica sportiva nelle frazioni. La mia intenzione, se, insomma, se sarà possibile, cercare di dividere gli sport nelle varie frazioni. Sicuramente a Silì faremo un campo di calcio, c'è già in progetto, l'intervento a breve partirà. Il vecchio campo di calcio sarà trasformato in un campo in erba sintetica. Per quanto riguarda Nuna Ciniedu, ho già contattato qualche genitore e qualche ragazzo che vogliono ripristinare il vecchio campo di calcio 5. Per quanto riguarda Massama e San Quirico, ho necessità di fare i sopralluoghi, di parlare anche con i nostri cittadini, con le frazioni, per capire esattamente che tipologia di sport poter fare. Stavo pensando magari a San Quirico di fare un campo da bocce. Sui lavori di straordinaria manutenzione chiedete una mano al comune? Sì, a questo punto, soprattutto per quanto riguarda la recinzione esterna, chiediamo un intervento da parte del comune, in quanto veramente c'è bisogno di un intervento proprio per questioni di sicurezza, in quanto ci sono dei pilastri che stanno veramente cedendo. E poi anche all'interno della struttura c'è un piccolo spogliatoio destinato al padel, dove ha bisogno di alcuni lavori di muratura, di restauro, insomma. Stiamo cercando di fare una mappatura di tutti gli impianti e di cercare di trovare i soldi per appunto poter fare questi interventi straordinari. Anche qua a Donegala sicuramente c'è bisogno di qualcosa.